Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi è il 1° giugno, andiamo a fare come di consuetudine l'analisi mensile perché oggi è il 1° giugno e vedremo cosa è successo durante il mese di maggio, un mese dove le commodity la stanno facendo veramente da padrone, soprattutto il cacao, l'arance juice, ma adesso andiamo a vedere in dettagli. Allora, partiamo prima con le performance, che è la cosa molto importante. Allora, intanto tolgo questo, eccolo qua, partiamo. Guardate l'Orange Juice, questa settimana, questo mese ha fatto un 20%, cosa eccezionale. L'argento, che anche lui ha fatto un 14%, 64%, il gas un 14,36%, il wheat, cioè il grano 12,68%, il platino, scusate, 10%, la canola 7%, il Nasdaq, il primo degli indici, ha fatto un 5,69%, la soia bean 5,65%, il Russell 4,76%, l'S&P 4,500, l'avena ha fatto 4,4%, la prima delle currency, il dollaro della Nuova Zelanda 4,16, poi la soia bean 1,369, poi vedete che il DAX ha fatto 3,02, poi andiamo a vedere che l'indice del dollaro ha fatto 2,19, il bond dei 30 anni 2,09, poi vedete che l'euro ha fatto 1,49, il gold ha fatto invece solo un 0,94. Se andiamo a vedere nei negativi, vedete che il cartone ha fatto 2,91, il legname 4,06, quasi 58 il palladio, il petrolio ha fatto un 5,23 meno, lo zucchero 5,62, poi vedete che il VIX ha perso un 20%, pazzesco. Partiamo con le nostre analisi. Allora, l'euro-dollaro, dopo aver fatto 1, 2, 4 mesi negativi, c'è stata questa piccola ripresa, ha chiuso a 1,0847, vedete che ha rotto il massimo, non ha rotto il minimo precedente, vedete che per il momento siamo, potete vedere che se guardate, noi siamo qua in una fase, possiamo dire questa è qui, di lateralità, vedete che per il momento non si sta muovendo, se siamo veramente fermi. Poi andiamo a vedere adesso la sterlina. La sterlina, a differenza dell'euro-dollaro, vedete che anche lei ha fatto una candela positiva. Vedete che qua c'era questa, la mese scorso, una candela negativa, una pin bar, possiamo dire. Vedete che anche qui siamo veramente in una fase laterale. Vedete che, se voi guardate, vedete che negli ultimi mesi, vedete che qua e qua siamo fermi, non c'è questa grande movimento, probabilmente ci siamo solo in attesa, probabilmente non ci sono condizioni di entrata. Il dollaro yen, dopo aver fatto i toccato, vedete che il dollaro yen, dopo aver toccato, scusate che qua, i 160 il mese scorso, questo mese è andato a 152 per poi risalire, ha fatto 157. Comunque il trend, vedete che le medie sono tutte al rialzo. Vedete che anche qua suggerisco che qui penso che il prossimo target dovrebbe essere sicuramente a continuare la sua salita e andare a prendere i 170. Questo potrebbe essere il prossimo target che vado a salvare del nostro yen. Il dollaro canadese, che invece anche lui niente da fare, ha fatto una candela inside, chiuso questo mese con questa candela rossa. Per il momento non ci sono le condizioni, anche qua non ci sono le condizioni di entrata. Suggerisco anche qua di aspettare, di vedere che cosa succede. Poi adesso andiamo a vedere invece le commodity, dove ci sono stati veramente grandi rialzi. Allora, il wheat invece, vedete che anche lui questo mese ha fatto una seconda candela positiva dopo essersi preso questo forte supporto. Vedete che ha fatto una seconda candela positiva. Attenzione, perché qui potrebbe essere che questa qua è la ripartenza. Dovrebbe essere qua. Questa potrebbe essere stata la ripartenza del nuovo ciclo. Stiamo attenti. La media 50 ha fatto da resistenza. Vedremo, non ha la rotta. Attenzione però. Trend, per il momento, attenzione, io ho paura perché qua c'è questo media 50, media 20, scusate, 12, media 50, c'è questo incrocio. Comunque, a suggerirei di aspettare, però monitorare questo minimo perché questo potrebbe essere un minimo molto importante. Poi vedete che scusate, che ho sbagliato, la soia anche lei è andata a toccare, vedete, questa media 50, ha fatto un'altra candela positiva, ha rotto il massimo della candela precedente,
attenzione, che io ho detto che questo era il minimo della partita, però attenzione che qui c'è sempre questo incrocio. Starei molto attento prima di fare qualsiasi cosa, perché per il momento c'è incertezza. Finché non rompe questa 50, suggerisco di aspettare. Il con che invece lui niente, ha toccato la 50, ha fatto una candela rossa. Anche qui avevo detto che poteva essere partito il 5, per il momento però c'è sempre questo, anche qui questo incrocio, suggerisco anche qua di aspettare. Il gold ha rotto vedete che ha fatto un nuovo massimo, ha rotto il massimo precedente con 2450. Io ho detto che il prossimo target sarà sicuramente i 2600. Anche qui suggerisco di il trend è comunque al rialzo, potrebbe ritornare veramente a 2600, che monitoriamo. Vedete che anche se questa è una pin bar, però per me il trend rimane ancora tutto al rialzo. L'argento, dopo aver fatto questo nuovo massimo, vedete che qui ha fatto 32, continua, ha rotto la resistenza, questa forte resistenza, e l'argento rischia veramente di salire, di andare a prendere come prossimo target, che io vi vado a mettere qua in sovrapprensione, ecco. Prossimo target dovrebbe essere i 35 che andiamo a salvare. Questo è il target che prevedo del prossimo target, scusate, del nostro argento. Poi il petrolio che invece ha fatto un mese una seconda candela negativa. Attenzione, non si sta muovendo anche qua sul petrolio. Suggerisco di aspettare, non ci sono le condizioni di entrata. Vedete che qui, se dovesse veramente rompere questo, l'ha rotto leggermente, potrebbe ritornare a riprendere quel minimo. Attenzione, vedete che qui siamo alla candela. Se noi controlliamo da qui a qua, siamo alla 47esima. Attenzione, prima di fare qualsiasi cosa. Poi andiamo a vedere il platino. Platino che questo mese, vedete, una terza candela positiva. Attenzione, vedremo se riuscirà ad andare a prendere questi 1133. Monitoriamo se dovesse rompere qua. C'è quel 1212 molto importante fatto nell'aprile del 2016. Attenzione, monitorare anche qui perché il nostro, come si chiama, platino rischia veramente di continuare la sua salita. Vedete che io vi ricordate che nel 2020 ho detto che questo era un minimo importante, non è salita, aveva fatto questa forte salita per poi ritornare meno male sui prezzi di prima, però vedete che anche qui staremo attenti. Il caffè continua, vedete, alla salita dopo aver fatto quel mese scorso, è andato a toccare 243, sembra ritornare a 220. Comunque il caffè anche lui rimane al rialzo. Poi andiamo a vedere adesso il gas, un gas che ha fatto questo mese una ripresa. Vedete che seconda candela è salito di tanto. Ho detto che monitorare questo perché potrebbe essere un minimo importante, anche se qua c'è questo incrocio, queste due medie. Starei attento, vedremo se riuscirà a rompere quel 3,74. Per il momento non faccio niente, aspetto. Il copper, guardate il copper che ha superato. Io ho detto che era il prossimo target, quel 4,93, è stato superato. E vedete che adesso, attenzione qui. Il copper è al rialzo, vedete che qui lo metto, questo è il massimo che ha fatto, e il copper io lo vedo a 6, vedete che io vi vado a mettere qua, questo sarà il prossimo target del copper, che lo metto a 5,99, vedete che lo salvo, mettiamo qui, vedete che a 6, è da monitorare il copper, vedete che se guardate lo storico non ha mai fatto oltre questo massimo, non era mai andato 5,18 e adesso rischia veramente di salire al rialzo, di andare su di molto. Poi andiamo a vedere il cacao che ha fatto un mese dopo quella candela rossa, vedete che ha tentato di salire, è andato giù a 7.000 per poi recuperare a 9.300. Comunque il trend rimane per me ancora tutto al rialzo. L'orange juice, non ci sono parole, l'orange juice, vedete che io avevo detto che 4,50 e 500 era il prossimo target, avevo dato 500 che sono stati presi, vedete che io ho dato qua 4,93 e il prossimo target io lo metto qui. Io l'orange juice sono ormai dentro da anni,
e vedete che questo 5,50, il prossimo target dell'orange juice, vedete che l'orange juice è tutto al rialzo. Poi andiamo a vedere adesso, molto importante, le nostre il ratio. Vedete che andiamo a vedere il ratio, vedete che Dow Jones contro Gold, vedete che questo mese c'è stata una doji, non si è mosso, vedete che non c'è, non si sa veramente che qui siamo veramente in una fase laterale, non c'è niente da dire. Andiamo adesso a vedere gli indici che è molto importante. Allora, l'indice delle commodity, vedete che non ha quella grande forza, vedremo se riuscirà a rompere i 300 che io vado a mettervi qua, 300 da monitorare. Poi il Dow Jones ha fatto una candela positiva, però non ha rotto il massimo che aveva fatto a 40.177. L'S&P 500, vedete che io ho detto che qui era una chiusura, vedete che continua a salire, vedete che spostiamo questo. Eccolo qua, continua a salire il nostro come si chiama, S&P 500, che si deve avvicinare a questi 5.513 che io avevo dato. Comunque il trend rimane tutto al rialzo. L'indice del dollaro, vedete che è tanta incertezza, lateralità, candela rossa, non ci sono condizioni di entrata. Il MIB, vedete che ha fatto una candela positiva, vedete che sta cercando di andare a prendere quei 36.000 che io avevo indicato, vedete che 36.000, vedremo se riuscirà ad andarli a prendere. Poi andiamo adesso a vedere il cripto. Allora, le cripto, Ethereum contro Bitcoin, vedete che Ethereum rimane sempre al momento più forte della Bitcoin. Vedete che Ethereum ha fatto questo mese una candela blu, verde, scusate. Ha fatto una candela outside rialzi, aveva rotto il minimo, ha rotto anche il massimo, non ha rotto il massimo di 2 mesi fa. Comunque, trend è al rialzo. Il Bitcoin invece lui continua anche lui a salire, però non ha rotto il massimo della candela precedente. L'Uniswap, vedete che l'Uniswap invece, dopo ha fatto un mese anche lui una candela positiva inside, anche qui vedete che per il momento il trend comunque rimane al rialzo. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona giornata e un buon weekend. A voi e le vostre famiglie, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.